Rossinavi è uno dei marchi che portano la nautica italiana nel mondo, la sua sede in quel distretto produttivo ad alta densità che è Viareggio e la Toscana. Nasce nel 2007 come evoluzione dei cantieri Fratelli Rossi, nati a loro volta nel 1970 per mano di Claudio e Paride Rossi. Federico Rossi, che fa parte della famiglia, è una delle anime del cantiere, quella forse più proiettata al futuro, che sta dando una grande dinamica alle navi che escono con questo marchio. Lo abbiamo incontrato qui negli studi di The Boat Show. Cos'è la barca, la nave per te? In poche parole, come comincia Rossi Navi? Da cosa parte? Nasce dall'ambizione di due fratelli che avevano la volontà di mettersi in proprio. Le parole che dicono sempre mio papà e mio zio è non sentirsi un numero in mezzo a tanti, ma dimostrare di poter essere qualcuno. Questi due fratelli si sono messi insieme, hanno fatto una piccola azienda di carpenteria metallica e negli anni hanno saputo dimostrare quello che era il loro talento. E dopodiché io mi sono unito a loro insieme anche a una mia cugina e abbiamo cominciato prima a fare strada e scuola all'interno dell'azienda. Al tempo una struttura piuttosto semplice, in quanto principalmente si lavorava alluminio e acciaio. Avevamo una divisione ancora in essere, un'officina meccanica che lavorava per tanti altri cantieri, era già introdotta da molto prima all'ambito della diportistica. La carpenteria meccanica invece era sia per barche da diporto, barche da lavoro e in qualche modo una produzione propria di imbarcazioni trasporto passeggeri. Questa è una foto di un interno di cantiere. C'è un sapore, un gusto nello stare in cantiere? Eh sì, sicuramente. L'ambito del cantiere è come dire, tra i rumori, gli odori, quella chiave anche un po' maschia che ha, è molto bello, sì, ha un sapore tutto suo. E mi sembra che hai frequentato il cantiere fin da ragazzino quasi, no? Non eri uno studente proprio modello, no. Mi raccontano a Viareggio. No, diciamo non sarò ricordato per quello. No, e questo ha fatto sì che però in parte mi ritengo fortunato perché ho potuto assaporare sin da subito e prendere confidenza con quello che è la creazione del prodotto, la costruzione. E quindi c'è tanta consapevolezza oggi nel raccontare, nel prendere decisioni, nell'avere una visione di prodotto e di quello che poi è la barca. Non c'è solo un'espressione artistica. Dove siamo qui? Qui siamo in un'acciaieria. Ero a visitare quelle che sono le produzioni degli acciai inossidabili, super duplex, il titanio e le leghe di acciaio di elevata resistenza. Ero a capire come i processi di raffreddamento, di come vengono create le leghe. Che mi pare che sia uno dei punti di forza di Rossi Navi, il trattamento dei metalli. Per farlo in chiave numerica, noi sono circa 25 anni che si lavora a una quantità prossima alle 1200 tonnellate d'acciaio e le 300 tonnellate d'alluminio l'anno. E la conoscenza dei metalli e dei materiali in genere è una chiave di forza che dà qualità ai nostri prodotti, perché quando si matchano insieme due metalli non sempre hanno una compatibilità, bisogna conoscerne i comportamenti. Pertanto sì, ne siamo maestri. Ma a me sembra che stia ritornando un futuro per i metalli, per le navi in metallo, che la vetroresina con cui si è tentato di costruire navi sempre più grandi stia un po' mostrando la corda, soprattutto parlando di sostenibilità. Di riciclo eventuale, com'è la vostra posizione? È così, ne abbiamo sentito gli effetti, li avevamo già sentiti quando si faceva ancora carpenteria contro terzi. Noi abbiamo costruito diverse imbarcazioni per diversi cantieri importanti e abbiamo vissuto la conversione o il top di gamma di alcuni cantieri dalla vetroresina all'alluminio o al metallo, ma più per l'alluminio. Quindi sì, ritengo che questo trend è forte. Fortunatamente ci sono tanti nuovi costruttori abili
a costruire barche in lega leggera, questo aiuta anche nella reputazione della lega leggera stessa. C'è sempre un po' di diffidenza, no, nell'approccio con la lega leggera. Ci sono nuove tecnologie, nuove protezioni, nuove sicurezze per chi ha una nave in lega leggera? Allora, la diffidenza, la risposta è sì, c'è. È molto meno di prima però, e in qualche modo non esiste una non esiste una tecnologia applicata che ti porta, diciamo, a proteggere la lega leggera dalle corrosioni, ma ci sono scelte costruttive di diversi dettagli. Se lavorata con cura è un materiale che è nobile, è meraviglioso. Oggi noi pensiamo alle barche dislocanti in lega leggera. In definitiva anche le imbarcazioni come le motociclette, gli aeroplani, le macchine, il rapporto è sempre peso-potenza. Se non hai problematiche particolari per disegno di barca che devi gestire, diciamo, i baricentri verticali per la stabilità, l'alluminio ti risparmia peso e quindi consumi e prestazioni sono migliori. Da qui il suo collega imprenditore nella nautica Ferragamo parla di sostenibilità. Sì. Al di là della costruzione delle navi, che approccio avete con questa parola che sta diventando ormai quasi un luogo comune? Qualche volta bisogna stare attenti a pronunciarla, però la nave è comunque un ambiente dove si lavora molto, l'ibrido, la propulsione, i consumi. Cosa state scoprendo? Allora, il mio approccio è estremamente critico e realistico. Pertanto nell'analisi noi chiaramente le facciamo, ci rendiamo conto che l'utilizzo dello yacht non ha un impatto rispetto a tutto il resto che si muove nel pianeta così forte a livello di inquinamento, in quanto sono usate poco. Le miglia fatte per anno sono poche, però tutte insieme stanno nelle medesime aree, spesso molto belle, per un periodo dell'anno. Quindi in quel momento vanno ad impattare. Quindi la sostenibilità, io oggi sono ambasciatore per la Parley for the Ocean, un'associazione internazionale che si preoccupa della salvaguardia degli oceani in termini di plastica. Pertanto questo cos'è? Questa è un'educazione. Noi prendiamo un'educazione, io anch'io in prima persona, a quello che è avere, diciamo, un'attenzione costruttiva nella scelta dei materiali, nella scelta chiaramente anche dei sistemi propulsivi. Per quanto riguarda il diesel elettrico, che dire, cioè finché metteremo casse all'interno delle barche da 60.000 litri di gasolio, ritengo che in qualche modo sono 60.000 litri di gasolio sempre, quindi sono piccole attenzioni in un prodotto utilizzato molto poco, quindi ritengo che bisogna fare sicuramente di più. Se tra le sue passioni c'è buttarsi, diciamo. Sì. Tra le mie passioni c'è la montagna, c'è il camminare, c'è nello stare nella natura, mi aiuta tanto a pensare. È stato fatto un paio di anni fa tutto il cammino di Santiago in solitaria, mi è piaciuto prendere proprio... Quanti chilometri hai riuscito? Sono circa 600 chilometri. Fatti tutti? Tutti. Tutti in 21 giorni. È stato bello e mi piace, la montagna è un'altra passione, la quota non mi fa paura e quindi sì, mi aiuta a pensare. Mi piace più il mare che la montagna, è più un ambiente selvaggio per tanti. Il mare quando diventa selvaggio siamo proprio in alto mare, ma non solo un navigatore così esperto. Insomma, dall'alta quota alla pista, questa immagine cosa ci racconta? Questa immagine è sulla curva del Correntaio al Mugello. C'era stato un incidente, quindi avevano dato bandiera rossa, ho salutato il fotografo. E niente, io ho passione infinita per l'alta velocità, mi piace ancora, mi manca un po' perché non frequento più, ma c'è stato un passaggio della mia vita dove adoravo correre, correvo con ogni cosa e qua riuscivo a esprimermi al massimo. E mi veniva facile, quindi subito in poco tempo, ma appassionato, sono passato dai passi di montagna alle corse nei circuiti e poi... Come tutte le cose c'è un'età per tutto. Ma sempre Ducati, vero? Solo Ducati, io sono un ducatista. Ho sempre detto non un motociclista ma un ducatista. Fedele al brand di Borgo Panigale, amante del bicilindrico, mi sento proprio bene quando ci sono sopra. La vera moto è bicilindrica. Ecco, parliamo di barche, finalmente le barche. Questa è una realizzazione
particolare del vostro cantiere? Questa imbarcazione nasce da un lavoro, da un duro lavoro, è questo che mi è piaciuto tanto, perché in qualche modo abbiamo voluto immaginare quello che era un nuovo orizzonte di clienti, una parola che quando si ragionava, oggi è più inflazionata, prima i millennials, sembrava, io l'ho imparata in quel momento. Quindi una nuova generazione di clienti, quali giovani, che bisognava introdurli e capire cosa desiderassero. Pertanto abbiamo immaginato quello che poteva essere un mondo che accomunava, diciamo, il nostro lavoro a un pubblico giovane e grazie anche all'Università di Monte Carlo, dove quale abbiamo fatto un'indagine accurata e delle interviste direttamente ai clienti durante il Salone di Monaco, nasce questa imbarcazione, una derivazione, una disegnata da Fulvio De Simoni, una barca che chiaramente richiama il suo stile, ma prende le linee forti quasi del robot di Transformer e di Iron Man, può sembrare assurdo, quindi prende questo, il grande cinema si trasporta su quelle che sono le linee di una barca e da lì a 3 mesi e mezzo si è materializzato un cliente molto giovane e siamo riusciti a costruire questa barca per un cliente per la quale avevamo immaginato, diciamo, il prodotto. Senti, hai citato Fulvio De Simoni, che possiamo considerare uno dei grandi maestri, ed è un maestro molto esperto nella nautica. Che relazione c'è con il design, con il disegno, con la mano dell'architetto? Che importanza ha su queste navi? Sul full custom io penso tantissimo, perché un designer non è soltanto quello che esprime con la matita, ma è anche il rapporto che riesce a instaurare poi con il cantiere, e quindi con le persone del cantiere, se diventa un concept di cantiere, o diversamente con il cliente. Questo vale sia per gli esterni che per gli interni. Quello che ha gli esterni, il design degli esterni, ha una responsabilità maggiore, perché generalmente lui è quello che genera le condizioni perché tutti vadano al tavolino. Quindi se lo devo vedere sotto un punto di vista di business, io lo chiamo un veicolatore commerciale. Se lo devo vedere poi sotto il punto di vista di realizzazione del prodotto in aspetto tecnico, si lavora con chi sa lavorare, ecco, perché se no si rischia di promettere cose che quando si realizzano sono difettose o sono irrealizzabili. Quindi, e con Fulvio in prima persona c'è anche una stima profonda come uomo, cioè un maestro di vita anche, oltre che... Ma io vedo che c'è una certa ricerca di designer che vengono da altri mondi. È produttivo? Aggiungono veramente qualcosa? Aiutano tanto a rivoluzionare il modo di pensare. La clientela è troppo spesso conservativa. Questo business propone troppo spesso le stesse cose, chiamando innovazione quello che magari in altri settori è passato. E quindi aiutano a dare una ventata d'aria fresca in un ambiente che dal mio punto di vista rischia di essere un po' troppo statico. Vediamo un'altra nave, Endeavour, un nome che sposa la storia della nautica e della scoperta, hanno chiamato Endeavour delle astronavi, si chiamava Endeavour una delle navi di James Cook, Endeavour una barca che ha fatto la Coppa America, insomma c'è qualcosa, e questo mi sembra un explorer da un design piuttosto particolare. Questa è una bellissima storia, dove il cliente aveva una grande ambizione, quella di girare il mondo, e quindi io ne ero già innamorato a prescindere, perché creare qualcosa che veramente compie imprese è la cosa più bella che si possa fare. E Endeavour, si chiama Endeavour per la barca di Cook, perché lui aveva chiaramente dei possedimenti e la volontà di andare anche nella Nuova Zelanda e in Australia. Quindi questa barca è nata a tre mani, l'amico dell'armatore che a un tempo era anche costruttore, il cliente che aveva l'ambizione e dava gli input giusti e noi nelle varie soluzioni. Quindi Endeavour nasce questa imbarcazione d'alluminio, full displacement,
con i pod della Rolls-Royce diesel elettrica, sistema di posizionamento dinamico e questi due garage enormi a prua che alloggiano i tender da 7 metri, uno dei quali è anfibio, e ha questo sistema di portelloni apribili pensato e costruito totalmente da mio zio, proprio per garantire anche una bassa esposizione al vento qualora questi portelloni sarebbero troppo grandi. Qui eravamo nel viaggio inaugurale, ero a bordo, la mattina abbiamo fatto colazione davanti, ero con la tazza di caffè, è eruttato il vulcano Stromboli, è stato incredibile. Non l'avevo mai visto eruttare un vulcano da vicino, è stato bellissimo. È molto affascinante Stromboli. Sì. Ecco, questa nave introduce un po' il tema dell'affidabilità. Che io credo sia un po' uno dei punti deboli della nostra nautica in generale. No? Siamo abituati a uscire da un concessionario, girare la chiave e fino al primo tagliando non tornare mai più indietro. Con le barche questo fa gran fatica a succedere e di tutte le misure. Non ti sembra che dovrebbe essere una conquista della nautica l'affidabilità, più che lo stile? 100% d'accordo. Ci sono purtroppo c'è un nemico di tutto questo. La volontà di avere sempre qualcosa di diverso, quindi non ci sono i numeri per poter ingegnerizzare realmente in modo estremamente accurato e poi fare scuola dei difetti che la barca può avere come succede nell'auto. E poi c'è sempre l'ambizione di fare qualcosa di diverso e di stupire. E nello stupire spesso ci si inventa effetti speciali e negli effetti speciali tante volte creano problemi. Io apprezzo tanti cantieri che posso dire che sono anche i nostri competitor per alcune misure che invece offrono prodotti molto tradizionali, qui si torna un po' al concetto anche di prima, questo da una parte è un po' noioso, dall'altra però sono potentissimi, forti e danno un colpo forte sul tavolo, dicono da padrone, per quello che è l'affidabilità del prodotto. E qui, per me qui va forte stima. E fondamentalmente per chi si reputa un costruttore di navi, il punto primo è l'affidabilità. Noi lo prendiamo un po' di DNA, anche se non è la stessa cosa. In passato si costruiva imbarcazioni per trasporto passeggeri, navi da lavoro. La nave da lavoro, quando sta ferma, non è né in un porto bellissimo, e crea danno economico a persone che la usano per lavoro. Quindi nelle parti meccaniche ci stiamo tanto attenti. E questo discorso si sposa un po' anche con l'innovazione tecnologica. Quante innovazioni si può produrre senza doversi fermare per trovare soluzioni? L'innovazione in queste barche, come dicevo prima, onestamente, cioè, il nostro ingegnere Gabriele Zucconi ci ha insegnato, oggi in pensione, ci ha insegnato che ex direttore dell'Amerigo Vespucci, no, un diesel elettrico, U-boat, un diesel elettrico. Insomma. Quindi, che dire, se l'innovazione passa da certi presupposti che attualmente vengono chiamati innovazione, non lo è. Queste barche hanno poco di realmente innovativo. Si cerca di dare delle alternative, ecco, io le chiamo alternative. Noi stiamo ragionando molto sull'intelligenza artificiale, che è in chiave educativa. Cioè l'imbarcazione educa l'utilizzatore, la crew, ad essere usata nel meglio dei modi. In questo momento, onestamente, credo che questo sia la vera innovazione forte da dover portare nell'imbarcazione. Senta, proprio una domanda un po' secca. Ha senso che una nave così grande passi il muro dei 30 nodi con quattro meravigliosi jet? Allora, ha senso? Allora, chiaro, sì, ha senso. Devo dire di sì, per forza, che l'ho costruita. Anzi, ne ho costruite due. Sì, che devo dire per forza di sì. Allora, ha senso questa imbarcazione? Troviamoglielo così il senso. Allora, da Miami Beach a Miami Downtown ci sono una quantità di ville che hanno con potenziali clienti che mi hanno stupito la prima volta che sono andato negli Stati Uniti. E ho cercato di capire per quale motivo le barche là dentro erano tutte piccole.
Allora ho capito, perché non sapevo, che il problema del pescaggio era un problema fondamentale. Quindi un idrogetto aiuta tantissimo per tenere un draft ridotto. Quelle persone usano tanto la barca per il weekend alle Bahamas. Quindi quella tratta è una tratta monotona, perché stanno a bordo e vanno e tornano. Quindi va fatta nel minor tempo possibile. Le Bahamas hanno il problema del pescaggio. Quindi si cominciano a sistemare questi connubi e si può pensare si con 63 metri da 2,10 metri di pescaggio e oltre 30 nodi di velocità. Ma comunque resta un po' il problema della velocità di spingere una massa così grande, così veloce. Forse si potrebbe andare un po' più piano, no? Non lo so, chiedo. Sì, la risposta è sì, perché allora a questo punto ecco fatto che qui ci sono i grossi risparmi anche per quello che è l'ecosostenibilità, cioè i consumi si vanno a livelli incredibili, però c'è cioè, ognuno in definitiva... Abbiamo parlato di dimensioni, c'è stata una gran corsa alla nave, sempre più grande, 160, 180, però pare che, diciamo, a parte questi monumenti all'ego, si stia tornando verso misure un pochino più umane, sempre che 50 metri lo siano per il normale. Che posizione hai su questo? Io ho avuto il privilegio di stare ospite a una barca che era oltre 100 metri. Ero solo, era troppo grande. Le problematiche che ho preso, diciamo, da quello che era il feedback diretto del cliente, io posso prendere quello come pura verità, perché non ho altra esperienza che gestire anche semplicemente la crew. La crew non si conosce, cambiano continuamente, sono in tanti, non conoscono la barca, e viaggiano, non possono entrare nei porti, quindi le dimensioni sono incredibili. Pertanto, personalmente, ne vedo poco senso, però cioè, forse non sono neanche la persona più giusta per poter... diceva il vecchio Scienzi, che era un ingegnere navale con il quale noi abbiamo collaborato in passato, lui diceva, se non te la puoi permettere, non la comprendi. E aveva ragione. Ma una barca ideale ce l'hai? Una barca... Sì, la mia barca ideale sono barche, è sempre sulla sicurezza, il comfort e lo star bene in mare. Io ritengo, il mare lo vedo come un ambiente ostile da sfidare e in qualche modo da sfidare e assecondare. Quindi per me la barca giusta è quella, è una barca che mi permette di muovermi in sicurezza, in comfort, in un ambiente anche selvaggio. Cioè, se devo descrivere, effettivamente l'estremo lusso è molto bello, mi piace tanto, però adoro l'avventura. Cioè, Endeavour magari poteva essere più il tipo di barca che faceva per me. Qui abbiamo un bel libro, Riva Corsa, sono i tre punti e tutte le barche che hanno fatto grande Riva. Sì. Riva è probabilmente più grande marchio italiano di nautica, no? Possiamo sì. Dircelo. E c'è un po' di invidia, un po' di desiderio. Che forza deve avere il brand nella nautica? Non parliamo di altri... Ma allora, in questo caso qui c'è un percorso storico che gli dà tutto, gli dà famiglia, gli dà brand, gli dà prodotto, gli dà visione. E c'è da parte nostra un grazie, da parte mia un super grazie. Un super grazie a tutte quelle famiglie che vengono dal passato. A Viareggio abbiamo avuto la famiglia Picchiotti, De Casa, Benetti, la famiglia di Baglietto, sono tutte Riva un'altra, che hanno portato a essere l'Italia forte nella diportistica. Quindi innanzitutto c'è un grazie. Dopodiché ci sono delle ambizioni che ognuno di noi penso ha. Noi nel nostro caso costruire una flotta di imbarcazioni che possono essere apprezzate in tutto il mondo è il nostro obiettivo. Questi signori ci sono già riusciti. Abbiamo sfiorato il tema del design sulle linee esterne e qui siamo dentro una nave e dentro le navi c'è una gran corsa a cosa si disegna. Anche qui abbiamo perso un po' di funzionalità ogni tanto. E che relazione avete voi con questo?
La funzionalità è persa e a volte mi domando se siamo ancora capaci di costruire barche funzionali internamente, perché stiamo dimostrando, e forse un po' tutto l'indotto, stiamo dimostrando di saper costruire barche belle. In questo caso questo è uno chandelier verticale di 7,5 metri della Swarovski, che insomma è chiaro che è tutto di cristallo, quindi è stato ingegnerizzato per passare 3 ponti. E ci siamo riusciti molto bene, il lampadario sta lì e lì erano tutti molto preoccupati, però noi per primi, ma ha funzionato molto bene. Pertanto la relazione, la barca deve sempre stupire, deve stupire, ogni barca deve essere più bella dell'altra e deve in qualche modo dimostrare il suo livello di lusso, il suo posizionamento. La funzionalità si è persa, e che dire? Dire, matcharle non è facile. La domanda è: questo processo che è nato per trovare nuovi clienti, soprattutto il processo di accontentarli molto, di arricchire le navi, alla fine soddisfa questi clienti o finisce per fargli sentire la nave come un oggetto difficile da vivere? Io penso che nella maggior parte dei casi i miei feedback sono li soddisfa, sono felici e sanno di avere un prodotto estremamente lussuoso. Però ritengo che sia proporzionale al tempo speso a bordo. È chiaro che i 15-20 giorni di vacanza a bordo della barca va benissimo che brilli e sia perfetta. Chi invece ne fa un utilizzo molto più alto richiama subito la funzionalità. E soprattutto anche non è soltanto una funzionalità, diciamo, navale, no? La barca si muove dove mi agguanto, una scala composta che non è più dritta, lunga, ma che giri in modo in maniera che ti renda sempre protetto, o tutto quanto bloccato che non si apra, tantomeno tanti soprammobili che ogni volta vanno messi a posto. Ma è anche sui materiali, cioè chi entro bagnato, col costume bagnato, non voglio distruggere il tappeto di seta. Quindi dipende un po' da quanto viene utilizzata. Ecco, due immagini tanto distanti tra loro. Una bella navetta inglese e un super powerboat. Cosa succede? Cioè, ci sono clienti per tutti? C'è una ricerca? C'è un eccesso di ricerca, di colori? Io sono fortunato, ho costruito entrambe. Quindi, cioè non queste chiaramente, due barche con le stesse caratteristiche. Diciamo, barca inglese, ho ricostruito una replica di un'imbarcazione del 1930, assomiglia chiaramente a questo stile. Dopodiché abbiamo fatto imbarcazioni sportive, questa in particolare, se non ricordo male, in fibra di carbonio, noi le facciamo in lega leggera, ma questo richiamo quasi ad astronave. Fa sognare in due modi diversi, sono due sogni diversi. Insomma, dove porterai Rossi Navi? Io penso, noi vorremmo arrivare a portare l'azienda a costruire sempre barche sempre più belle, sempre più riconoscibili. Oggi quello che il nostro mercato, non so se ci impone, ma in qualche modo quello che diciamo che è un mio limite, non riesco a comprendere, è se un'azienda, se un cantiere navale sta nel mondo del lusso o sta fuori. Se chi si approccia a noi, si approccia, vuole assaporare questa esperienza o vuol farsi costruire una barca. Quindi io penso la seconda, mi ci sento più affine, quindi voglio migliorare il livello, la qualità, il livello di dialogo tra cantiere e cliente per essere sempre più precisi nel costruire un qualche cosa di desiderato. E questa più o meno sarà la nostra direzione.